mattino presto, le donne si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e in parte non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco, due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordavano delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parlero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro, tuttavia, si alzò, corse al sepolcro e chinatosi vide soltanto i piedi e tornò indietro, pieno di stupore, per la terra. Parola del Signore. Non aveva per loro la possibilità di stare
durante il giorno non era possibile, perché la comunità dei cristiani non era ancora bene costituita da poter essere una comunità libera per pregare, per lodare, per ringraziare il suo Signore. E quindi le vendite notturne erano una cosa abituale. Ogni volta che dovevano celebrare un avvenimento di qualsiasi genere, erano sempre costretti a celebrarlo di notte, quasi di nascosto, per non essere scoperti ed essere perseguitati. Si dovrà attendere diversi secoli, quando poi ai cristiani sarà data la libertà di culto, come a tutte le altre religioni esistenti sulla faccia del mondo. E da dove deriva la madre di tutte le religioni? E in realtà, cari fratelli e sorelle, non basterebbe una piccola omelia di questa sera per capire il grande mistero che noi stiamo celebrando. Ci vorrebbero veramente volumi per commentare ogni istante della liturgia che noi stiamo vivendo. A iniziare dalla prima cosa che noi abbiamo vissuto, che potrebbe sembrare un gioco, una cosa insignificante, ma in realtà non lo è. L'accensione si chiede sempre sulla resistenza del Dio. L'accensione del fuoco, la benedizione del fuoco, l'accensione del cielo, la chiesa buia, era segno e simbolo del peccato che dominava nella storia del fuoco. In questo buio